la terza edizione di un memorial che sta crescendo, ma soprattutto è una rilevanza importante a livello italiano, soprattutto perché ci sono già tre squadre di Serie A e soprattutto una vice campione d'Italia, perché l'Acqua e Sapone era campione d'Italia e vice campione d'Italia quest'anno. E ha vinto anche la Coppa Italia. Quindi voglio dire, sotto questo profilo parliamo di eccellenze nella disciplina del futsal, ex calcetto, voglio dire oggi futsal, e parliamo quindi di una disciplina sportiva che ad Ascoli ha avuto sempre una tradizione, fin dai tempi di Barbagrigia, che infatti farà una manifestazione con gli ex Barbagrigia, che ad Ascoli ha rappresentato, è arrivata, voglio dire, alle finali, alla Pool of Scudetto di Serie A. Parliamo quindi di una realtà che la nostra città ha storia, ha tradizione, come quasi tutte le discipline sportive. Questa è una città che, nonostante i 48.000 abitanti, continua ad avere eccellenze nel mondo dello sport. Lo è anche nel discorso, ripeto, del futsal, e in questo caso il mio messaggio è rivolto a tutte le persone, a tutti i cittadini, di partecipare, di venire a vedere questo spettacolo che è gratuito, sarà un ingresso gratuito, perché parliamo proprio delle migliori formazioni a livello italiano della categoria, ripeto, per chi non lo sapesse ancora, futsal calcetto, che vale la pena di vedere, perché è veramente uno spettacolo, quindi per gli amanti del mondo dello sport, del calcio, del futsal, del calcetto, è bello venire a vederle, tutto qua. Poi, se mi permetti, chiaramente va spesa una parola nel ricordo di Antonio Bellini, che oltre ad essere stato un grande dirigente, è stato un grande uomo, in questo caso, nel mio caso, era anche mio compagno di scuola, e quindi lo ricordo con grande affetto, quindi un bacio e una preghiera nel ricordo di Antonio.